Ciao! Stamattina sono passata dall'OVS, ho fatto dei nuovi acquisti Essence, vi faccio vedere quello che ho preso. Velocemente, questa Nail Care Bag, piccolina, carina, viola, c'è una zip, non è molto capiente, però è molto utile, mi sarà molto utile anche per metterci dentro il set per il nail stamping della Conad. Altre cose, insomma, anche perché io mi porto tutto il necessario dietro nella busta dell'OVS, una cosa squallida. Comunque, questa costa 2,49 euro. Garina. Poi ho preso, questa volta parliamo di make up. Lo Smoky Eyes Brush famosissimo, rinomatissimo qui su YouTube, se riesco a prenderlo, eccolo qua. Aiuto, eccolo. Queste setole viola, molto fitte, adatto per sfumare, insomma. Ed è questo. Questa è la confezione. Vabbè, leggiamo. Vabbè, è scritto in tedesco, in inglese e in francese, quindi non mi sembra il caso. Applicare. Un leggero strato di ombretto Essence nella piega dell'occhio. Quindi è perfetto per una semplice applicazione dell'ombretto. Non c'è scritto come sfumare, comunque lo sappiamo tutte. Questo costa 2,29 euro. Poi ritorniamo alla Nail Art, vi sto mostrando i prodotti in ordine di come sono disposti sullo scontrino, insomma. Questo è lo smalto Tip Painter, quello bianco per la French con il pennello lungo. Se riesco ad aprirlo. E questo splap gocciolone, questo qua Essence Tip Painter bianco, 1,99 euro. Poi ho preso un dotting tool viola. Semplicissimo dotting tool. Questo viene utilizzato o per fare appunto i puntini oppure dei disegni per la nail art o per prendere e attaccare sullo smalto gli Swarovski. C'era anche col manico rosa, ma ho preferito questo viola. Semplicissimo. Questo costa 2,49 euro. Poi ho preso l'Essence Studio Nails Better Than Gel Nails Top Sealer, è un top coat, questo in realtà dovrebbe essere usato sul kit per il French con le tips, comunque credo che vada bene anche sullo smalto normale, lo proverò insomma. Sto qui perché ha un effetto gel. C'è scritto meglio delle unghie con il gel, quindi boh. Vi farò sapere. Questo costa 2,49 euro. Poi infine, no, scusate, questo costa 2,99 euro. C'è qualcosa che non va.
Ah no, ok. No, questo costa 2,99 euro, scusate. Il tip painter 2,49 euro. Il dotting tool 1,99 euro. Il pennello per lo smokey eye 2,29 euro. La pochette 2,49 euro. Benissimo. Poi ho preso i famosissimi Stay All Day Long Lasting Eyeshadow. E ho preso il numero 03 Steal the Show New. Questo non era stato toccato miracolosamente dalle altre clienti. Ed è un tortora dorato. Faccio lo swatch. Bellissimo. Molto bello. E questo è il numero 03. Poi ho preso il numero 05 Camp Rock. Questo è più sul grigio. Facciamo anche questo. Ah, bellissimo anche questo. Preferisco l'altro comunque. Questo è proprio grigio. Guardate come. Quindi numero 05, numero 03. Ok. Questi entrambi costano 3,29 euro. Poi, con mia grande sorpresa, ho una buona notizia, sempre se siete interessate, per chi è di Bari. In via Sparano, dove c'è anche l'OVS, in cui mi reco, non dico ogni settimana, ma quasi, a comprare questi prodottini Essence, hanno aperto proprio oggi una nuova Sephora, o Sephora, o Sephora, come volete. È stato proprio un caso che io mi sia trovata oggi lì. Comunque, ci ho fatto un giro. E devo dire che a differenza di quella di Bari Blu, è molto più grande, molto più fornita, ci sono più marchi e mamma mia, sono molto contenta. Finalmente ho trovato i prodotti della Make Up Forever e della Benefit, che mi sembra che nell'altra Sephora, quella di Bari Blu, non ci siano. Ragazzi, mamma mia, mi sono incantata di fronte al blush coralista di Benefit, bellissimo, però 32 euro col cavolo. C'era anche il Lemonade, il primer per gli occhi, se non sbaglio, sulle 20 euro, vabbè, non mi ricordo, comunque ci andrò di nuovo. E poi sono passata, so che non ci tenete, comunque ve lo dico lo stesso. Dal Disney Store perché mi piace. Guardate la busta, molto grande, vabbè, non si vedrà. Comunque quella riciclabile, quella che si porta, insomma, ci si porta dietro per fare la spesa. Da un lato c'è Minnie, dall'altro c'è Topolino. Vabbè, interessa più quello che ho preso, insomma. E ho preso stupenderrimo, il peluche dello stregatto astratto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Bellissimo. Che bello. Stupendo, lo cercavo da tempo. E questo costa 28 euro. Sti cazzi. Ah, e poi ho preso un portachiavi, non è granché, comunque, di Topolino. Questo costa 6 euro. Questo posso farvelo vedere da vicino, con tutte le teste di Mickey Mouse di plastica, ovviamente.
di tre colori diversi, di misure diverse, nero, bianco e grigio. Ce l'ho anche viola, devo dire la verità. 6 euro. E niente, basta così. Ci vediamo al prossimo video che farò a breve su una nail art che avrà come base questo smalto. Vabbè, ve ne parlerò nel prossimo video. Ciao!